Benvenuti al Museo Civico di Scienze Naturali Malmerende di Faenza. Questo video fa parte del progetto Beehive, dal fiore al tuo piatto, e racchiude alcune delle esperienze effettuate dagli studenti della Scuola Media Giovanni Pascoli di Riolo Terme, in collaborazione con l'Istituto Alberghiero Pellegrino Artusi di Riolo, progetto realizzato nell'ambito del concorso Io amo i beni culturali, bandito dalla Regione Emilia-Romagna per la valorizzazione del patrimonio museale regionale. Il Museo Malmerendi contiene reperti geologici e paleontologici dell'Appennino Faentino, tra cui le collezioni minerali del gruppo speleologico Faentino e fossili, come il cranio di un mammut, un esemplare di Ursus Pelius e alcuni esemplari unici della fauna subtropicale che viveva nelle nostre zone 5 milioni di anni fa. Il museo ospita inoltre l'importante collezione di uccelli imbalsamati di Domenico Malmerendi ed una ricca raccolta di insetti, fra cui non potevano mancare le api di cui parleremo oggi. Avrete notato che siamo circondati da insetti. Finora ne sono state classificate più di un milione di specie, ma si presume che ne esistano molte altre ancora da scoprire. Oggi ci occuperemo in particolare di api. Le api appartengono all'ordine degli imenotteri, a cui appartengono anche vespe e formiche. Molte api conducono vite solitarie, costruendo nidi, scavando gallerie nel legno morto o costruendoseli direttamente con l'argilla. Le cosiddette api domestiche, apis mellifera, quelle che gli apicoltori allevano per produrre miele e altri prodotti come polline, pappa reale e propoli, vivono invece in società all'interno di alveari, ove costruiscono favi di cera contenenti numerose celle esagonali in cui la regina, unica femmina feconda, depone le uova, da cui nasceranno delle larve, bianche, cieche e prive di arti. La regina è in grado di deporre alcune migliaia di uova al giorno, sia fecondate, da cui nasceranno femmine, sia non fecondate, da cui nasceranno maschi. Quando un uovo fecondato viene deposto in una cella esagonale, la larva a cui darà origine verrà nutrita dalle operaie per i primi 3 giorni con pappa reale, una secrezione altrimenti proteica prodotta dalle operaie, e per i restanti giorni con miele e polline. La larva, raggiunta la maturità, si trasforma in pupa, subisce la metamorfosi e dopo 21 giorni nascerà un'ape operaia. Quando l'uovo fecondato è deposto in una cella a forma di ghianda, rivolta verso il basso, la larva a cui darà origine verrà nutrita esclusivamente con pappa reale e dopo solo 16 giorni nascerà una regina, più grande delle operaie, in grado di accoppiarsi e di deporre uova. I maschi vengono allevati in celle esagonali, simili a quelle delle operaie, ma più grandi. Sono privi di pungiglione e il loro unico scopo sarà quello di fecondare le regine. All'interno dell'alveare è sempre presente una sola regina, tranne quando le api si preparano alla sematura. In questo caso vengono allevate più regine. Prima della loro nascita la vecchia regina si ama, seguita da circa metà delle operaie, mentre la prima nata uccide le sorelle prima che nascono e continua la vita dell'alveare. Le operaie, durante la loro breve vita, circa 3 settimane durante la stagione attiva, dalla primavera all'autunno, svolgono tutti i lavori necessari alla vita dell'alveare. Inizialmente si dedicano alla cura della covata, api nutrici, poi alla costruzione dei favi, api ceraiole, successivamente la difesa della colonia, api guardiane, ed infine la raccolta del cibo, api bottinatrici. In realtà le api non si comportano fra loro come in una società umana, ma la loro relazione è molto più simile a quella che avviene fra le cellule di un organismo, anche se non con un maggior grado di libertà. Oggi si parla dell'alveare come di un superorganismo, in cui le regine di maschi vengono visti come apparato riproduttore, i favi di cera come scheletro interno e le operaie come sistema digerente che acquisisce cibo, nettare, polline e acqua. Un delicato equilibrio di sostanze chimiche e i feromoni prodotti dalla regina, dalla covata e dalle operaie regola la vita del superorganismo. Esso si riproduce mediante la sematura, si nutre con la raccolta del cibo ed è in grado di mantenere la propria temperatura costante, come i mammiferi, producendo calore mediante il consumo di miele e abbassando la temperatura mediante l'evaporazione dell'acqua presente nel nettare o raccolta direttamente dalle api.
Anche le api hanno bisogno di zuccheri e proteine per sopravvivere. La principale fonte di proteine è rappresentata dal polline dei fiori, mentre quella zuccherina è rappresentata dal nettare. Ogni ape è in grado di trasportare circa 40 mg di nettare. Servono quindi circa 25.000 viaggi per raccogliere un chilo di nettare, da cui le api ricavano circa 250 grammi di miele. Se ogni ape dovesse cercare a caso i fiori da cui raccogliere il nettare, non basterebbero le circa 40.000 bottinatrici presenti in un alveare per raccogliere tutto il nettare necessario. Le api quindi hanno messo a punto un sistema di comunicazione con cui le api più esperte, le esploratrici, comunicano alle altre api dove si trovano le fonti di cibo. Questa comunicazione avviene mediante delle cosiddette danze, durante le quali le api indicano la direzione di volo, la distanza e la qualità della fonte del cibo. Le api raccolgono più provviste di quelle necessarie per la loro sopravvivenza durante l'inverno e questo consente all'apicoltore di sottrarne una parte per la smelatura. Durante la raccolta, le api restano fedeli ai fiori di una medesima specie. Ciò consente di produrre tanti tipi di miele. Inoltre, questo comportamento ha un'enorme importanza per l'impollinazione di molte piante. Senza le api sulle nostre tavole, verrebbero a mancare gran parte dei nostri alimenti. Quale caratteristica delle api ti piace di più? La potenza muscolare. La competizione tra alveari. Quale miele hai gradito di più? Il miele di melato. Acacia. Se tu fossi un'ape, quale ape saresti? L'ape guardiana, perché è sempre pronta a proteggere l'alveare. Anch'io l'ape guardiana, perché combatto. Quale caratteristica delle api ti piace di più? I colori. L'occhio a mosaico. Quale miele hai gradito di più? Il miele d'acacia. Acacia. Se tu fossi un'ape, quale ape saresti? Sarei l'ape regina, perché è quella che vive di più. Mi portano da mangiare e faccio tutto il giorno. Io sarei l'ape avvistatrice, perché avvista il polline e sarebbe importante per l'alveare. Fammi una faccia da ape. Vediamo cosa hai imparato delle api. Quanto pesa un'ape? 100 mg. Ma peserà circa un chilo. Quanto nettare raccolgono le api? 12 litri di nettare. Forse qualche centilitro. Quanto vive un'ape? Neanche mezzo secondo, tanto arrivo io. Dipende dalle api, perché ci sono le api regina che vivono fino ai 5 anni e le altre api che vivono dai 30 giorni fino a 50. Quali sono le categorie in cui sono suddivise le api? C'è la spirape, che è la casalinga, poi dopo c'è Ape Jones, che in incognito va a prendere il polline, poi dopo c'è Cleoape, che con il suo bastoncino va a comando. C'è l'ape regina, l'ape costruttrice, c'è l'ape bottinatrice. Che differenza c'è tra il pungiglione dell'ape regina e quello delle altre api? Allora, quello dell'operaia è uno stuzzicadente già usato praticamente, poi dopo quello dell'ape regina è la spada di Thor. L'ape regina ha il pungiglione liscio, quindi quando entra dentro la pelle riesce ad uscire. Invece le altre api hanno il pungiglione seghettato, quindi fanno fatica ad uscire dalla pelle. Ma Giuseppe, Luca, voi non eravate con noi? Sì, certo. Sì, però non è che stessi proprio ascoltando. L'ape operaia, quando deve spiegare alle altre api come raggiungere un altro fiore che ha appena trovato, compie una particolare danza a forma di otto. Mamma, è vero che le api fanno il miele? Sì, caro. E come fanno a chiudere i barattoli? E ora, in compagnia degli allievi dell'Istituto Alberghiero di Riolo Terme, vedremo come il miele può essere ingrediente fondamentale dei nostri piatti, anche salati. Salve ragazzi, che classe frequentate? Allora, noi siamo i ragazzi della quinta D e frequentiamo l'Istituto Alberghiero di Riolo Terme, IPSAR Pellegrino Artusi. Vi piace il miele? Sì. Sì. Qual è il vostro miele preferito? Io preferisco il miele di castagno. Io la melata. Io quello d'acacia. Io il mille fiori. Che cosa ci avete preparato oggi? Abbiamo preparato un risotto mantecato con i fiori di rosmarino e miele di tiglio. Come primo cime di rapa con broccoli, melata e pepe del Madagascar. Come secondo petto d'anatra
al miele d'acacia aromatizzato con scorogno, arancia, lime e tabasco. E scaloppine con pezzi di vitellone, alle erbe aromatiche e miele millefiori. Che cosa avete usato per smorzare il dolce del miele quando preparate un piatto salato? Nel risotto abbiamo utilizzato sale rosa dell'Himalaya e pepe. Nelle orecchiette le cime di rapa. Per il petto d'anatra spezie e erbe aromatiche. Per le scaloppine funghi champignon e pomodorini. Grazie, ed ora buon appetito a tutti!